poi rimane lì. Sì, sì. E te li metto qui, poi tu ci, così ci racconti un po'. Allora, questi sono pialletti da battenti, per il semplice motivo che hanno la lama fino all'estremità, quindi possono arrivare sull'angolo. Questi sono pialletti classici per sgrossare sul piano. Questo ha una lama leggermente curva e i spigoli sono sotto il legno, il livello del legno, così quando si va a invecchiare le tavole vengono l'effetto antico. E poi c'erano tanti tipi di cornici, che questi passandoli su, qui c'hanno la battuta, passandoli diciamo sul legno creavano le cornici che ora si fanno con la topì. Però se devo restaurare utilizzo ancora questi, certo. Per esempio, una cosa molto antica che usavano i falegnami del martello. Questi lo usavano per lavorare il legno così. Tu lo usi qualche volta con... Questo? Sì, qualche volta ho usato per vedere la differenza. Per vedere... No, vabbè. Funziona vabbè. In qualche modo. Sì, sì, perché è molto pesante e è legno molto duro. Come mai si usava il legno invece del materiale tipo il ferro? Cioè adesso le mazzette sono quasi tutte... Perché non tutti se lo potevano permettere. È semplice. Certo. Una volta il falegname non è che era l'artigiano, il falegname era quello che scambiava un mobiletto con un pollo. Questo qui praticamente, quando bisognava segnare un pezzo di legno, ora questo è dritto, ma quando andava rifatta una cornice a mano, una scultura su un pezzo di legno, si decideva la profondità qui, per esempio da qui a qui doveva essere 6-7 centimetri, e poi una volta stabilita la misura, questa qui serviva per segnare il legno.